Si chiamava Andrei Botikov, aveva solo 47 anni di età e pensate che costui era uno degli scienziati che contribuì alla realizzazione del vaccino anti-Covid chiamato Sputnik. È stato ritrovato privo di vita nella parte nord settentrionale della capitale russa, ossia Mosca. Botikov sarebbe stato strangolato in casa con della cinta. Per l'omicidio è stato fermato un 29enne, che sarebbe accusato del vile delitto, del vile reato. L'uomo lavorava per il Centro Nazionale di Ricerca di Epidemiologia di Mosca, secondo gli investigatori. Ma cosa è accaduto? Forse in seguito ad una discussione che si è verificata tra le quattro mura domestiche. Votikov, infatti, è proprietario dell'appartamento in cui viveva il 29enne, che è fortemente indiziato di delitto, reato, omicidio, per il lavoro del famoso vaccino che poi è stato sviluppato Sputnik. Addirittura aveva ricevuto una medaglia al merito per quello che era riuscito a compiere barra realizzare in ambito scientifico, anche in qualità di sviluppatore del vaccino in questione. Non c'è più adesso, Andrei Botikov è passato, idealmente parlando, a miglior vita. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni. Andrei Botikov, che tu possa riposare in pace. Amen.